Roberto Baggio sta davvero facendo i soldi investendo in Bitcoin Revolution? La notizia che sta girando è questa, anche se in realtà spesso la si vede come pubblicata su Caffeina Magazine. Ma attenzione, se andiamo a vedere l'indirizzo del sito su cui è pubblicata, che è questo qua, non è quello di Caffeina Magazine. E anche se vedeste questa notizia pubblicata con il logo di Caffeina Magazine, andate a controllare l'indirizzo perché non è una notizia di Caffeina Magazine. Infatti si tratta di una bufala. Sono molto numerose le bufale di questo tipo che girano online, che sostengono che un VIP, ne hanno coinvolti molti, stia facendo soldi grazie a un investimento in un ipotetico, programma per il trading automatico di Bitcoin o delle criptovalute. Ma tutto questo è falso. Nel caso specifico si dice che Roberto Baggio stia utilizzando Bitcoin Revolution e questa è la notizia. Addirittura dice che l'ultimo investimento di Roberto Baggio ha lasciato gli esperti a bocca aperta e spaventato le banche. Anzi, in realtà Baggio sarebbe addirittura andato ospite in TV a L'aria che tira, annunciando una scappatoia della ricchezza che potrebbe addirittura far diventare milionario chiunque nel giro di 3-4 mesi. Questa è follia pura, questa cosa non esiste, non sta né in cielo né in terra, è completamente inventata. Ma allora perché pubblicano o pubblicizzano queste bufale? Banalmente si tratta di un tentativo di truffa. Ovvero vi promettono di investire in un programma di trading automatico di criptovalute, in questo caso l'hanno chiamato Bitcoin Revolution, ma in realtà viene chiamato anche in tanti altri modi diversi. Questo programma di trading automatico di criptovalute non esiste e vi chiedono fondamentalmente di dargli dei soldi. Addirittura, scusate, in questo caso specifico, vi chiedono di dare loro 225 euro. Solitamente poi viene chiedono ancora degli altri. Cioè, questo tentativo di truffa in realtà è molto banale. Vi raccontano un sacco di fesserie, di cose completamente inventate solo per convincervi a regalare loro 225 euro. E poi, come vi dicevo prima, ve ne chiederanno ancora di più. Ma attenzione, eh? Non c'entra Roberto Baggio, Baggio non c'entra assolutamente niente in questo tentativo di truffa, così come non c'entrano tutti gli altri numerosi VIP che sono stati coinvolti nel passato, ma non c'entra nemmeno Bitcoin, perché anche questo programma di trading automatico è completamente inventato. Questa truffa si basa sul concetto che prendono alcuni nomi famosi, Roberto Baggio, Bitcoin, in questo caso citano anche il programma televisivo L'aria che tira o Caffeina Magazine, li mettono insieme e fanno, confezionano una bufala che serve solamente a convincervi a regalargli dei soldi. Ma tutte le cose che ci hanno messo dentro, quindi Baggio, Bitcoin, eccetera, non c'entrano niente. È tutto assolutamente inventato e fatto a loro insaputa. Roberto Baggio non ne sa niente, come non ne sa niente, diciamo, Bitcoin, che è solamente un protocollo informatico, quindi ovviamente non ne può sapere nulla. Tra l'altro, ricordatevi che Bitcoin non è un'azienda, non è una società, non è un'organizzazione, è per l'appunto solamente un protocollo informatico che fondamentalmente serve per scambiarsi denaro. Inoltre aggiungo ancora un altro punto. Sappiate che è facilissimo riconoscere una truffa nel mondo delle criptovalute quando qualcuno vi promette dei guadagni. Cioè le criptovalute sono investimenti ad alto rischio. Cosa significa? Significa che si può guadagnare, ma si può anche perdere. Chiunque ometta di dirvi che si può anche perdere, cioè chi vi promette guadagni senza dirvi che c'è un rischio, sta mentendo e se sta mentendo ha sicuramente un secondo fine. Nel momento in cui vi mente dicendovi che vi farà guadagnare e vi chiede dei soldi, beh, quella è una truffa. Quindi mi raccomando, non credete alle bufale e soprattutto ricordatevi che ogni volta che qualcuno cerca di convincervi a dargli dei soldi, promettendovi guadagni con le criptovalute, sta mentendo. Poi, come al solito, ricordatevi che se avete ancora dei dubbi o delle domande, potete sempre scrivermi via email, perché via email io rispondo sempre a tutti. Un saluto, ciao!